studiare in Spagna. E innanzitutto spero che stiate bene, spero che le vostre famiglie stiano bene. Oggi siamo qui per parlarvi e per fornirvi tutte le informazioni per vivere in Spagna e soprattutto speriamo direttamente in uno dei nostri campus. Non so se vedete la mia presentazione, la vedete? Ok, perfetto. Innanzitutto mi presento, mi chiamo Gianluca Fiore, sono italiano come voi, come potete ben vedere. Sono il responsabile dell'area internazionale dell'Università Europea e oggi sono qui insieme al mio collega Tommaso Renna. Saremo a vostra completa disposizione, quindi tanto adesso in quest'oretta qui che passeremo insieme, ma anche e soprattutto nei prossimi giorni con i one-to-one. E vi forniremo insomma tutte le informazioni sulla nostra università e su come vivere in Spagna. Ciao, saluto Tommaso che è di fianco a me. Buongiorno Tommaso, come stai? Buongiorno Gianluca, grazie mille per l'introduzione. Buongiorno ai ragazzi. Come ha già spiegato il mio collega Gianluca, oggi siamo per fornire più informazioni sui vari corsi di laurea che abbiamo disponibili all'Università Europea. Vi spiegheremo un po' dove siamo presenti in territorio spagnolo, qual è il processo di ammissione e un po' di informazioni generiche sul nostro istituto. Lascio la prima parte della presentazione a Gianluca, io continuerò con la seconda, quindi ecco, ci rivedremo tra qualche minutino. Grazie mille. Grazie Tommaso, quindi niente, mi raccomando, ecco, oggi siamo qui in questa oretta tutti belli insieme, quindi non abbiate dimora a chiedere, fate tutte le domande che vi passano per la testa. Vi abbiamo anche messo un link a vostra completa disposizione nel chat per compilare questo form, per ricevere tutte le informazioni. Vi metto anche in questa presentazione, adesso ve la farò un po' più grande perché adesso vi devo condividere un video prima. Quindi potete fare uno scan del QR code che vedete lì e potete compilare il form per chiedere più informazioni oppure semplicemente se volete conoscerci in uno dei nostri one-to-one che faremo in questi 3 giorni, beh, ecco, vi invitiamo insomma ad iscrivervi. Vado un attimino, scusatemi un attimo con la presentazione. Aspettate un secondo. Qui. Mi confermi che la vedi, Tommaso? Ok. Ecco, probabilmente avete già sentito parlare della nostra università, ecco perché siete così in tanti oggi, e probabilmente avete avuto modo di conoscerla in una serie TV. O semplicemente uno dei vostri amici più cari o conoscenti la sta frequentando. Ecco, a me piacerebbe partire facendovi vedere un video di alcuni dei nostri coetanei, studenti italiani che come voi l'anno scorso, qualche anno fa, ecco, hanno deciso di intraprendere questo percorso. Un percorso di studi sicuramente diverso da quello di altri vostri compagni. Quindi mi piacerebbe condividere con voi un video di semplicemente 2 minuti e poi commentarlo insieme. Ciao, mi chiamo Matilde. Non si vede? E frequento il secondo anno di relazioni internazionali qui all'Università Europea di Madrid. Mi chiamo Tiziana Genovese e ho 23 anni e studio psicologia. Mi chiamo Vittoria, ho 20 anni e studio odontoiatria. Mi chiamo Andrea e l'anno scorso ho studiato il master di sports marketing. Mi chiamo Aurora Fiorentini, sono al terzo anno di fisioterapia e ho 21 anni. Leonardo Savodelli, ho 21 anni e studio gestione deportiva. Ho deciso di intraprendere un percorso di studi all'estero perché volevo dare una svolta alla mia vita e amo la Spagna. Perché volevo avere la possibilità di essere in contatto con diverse culture. Mi sono innamorata del programma di studi che l'ho trovato molto interessante, non solo il primo, il secondo, ma anche con rispetto alle pratiche. Con l'offerta formativa dell'università ho
trovato il punto di connessione tra la fine della mia formazione universitaria e l'inizio della mia vita professionale. I vantaggi che ho ottenuto studiando qui sono stati la possibilità di studiare in modo interattivo e in modo diverso. Di conoscere nuove persone, essere in un nuovo ambiente. Di essere a contatto con dei veri professionisti del settore. Questa università mi permette di mettermi alla prova. Offre tantissima esperienza, tantissima pratica a noi studenti. La mia integrazione nella scuola è stata facilissima. Fin dal primo giorno sia i tutor sia i compagni di classe che i professori mi hanno accolta subito con tantissimo calore. I professori che io ho avuto sono sempre stati lì per aiutarmi e per ascoltare di quello che avessi bisogno. L'interazione con loro è anche molto personalizzata. Sempre pronti ad ascoltarti. Sono molto qualificati e sempre disponibili a risolvere i nostri problemi e dall'altra parte richiedono molto impegno da parte nostra. Definisco l'università come internazionale, innovativa, professionale e assolutamente indimenticabile. Consiglierei assolutamente un percorso di studi presso questa università. Per il semplice fatto di accettare una sfida e di non rimanere a casa con tutti gli agi, i comfort che può darti, ma di buttarsi in una nuova esperienza. Può fare un percorso di studi totalmente diverso da quello che offre l'Italia. Perché puoi sperimentare sulla tua pelle cosa vuol dire vivere nuove esperienze e conoscere anche culture diverse. Ecco, ritorniamo alla nostra presentazione. Vedo un attimo qui che c'è un attimino da cambiarla. Vedete ancora il mio schermo, giusto? Ecco, tornando a noi, questo video, ecco, come si chiama appunto il video perché scegliere l'Università Europea? Ecco, credo che rispecchi perfettamente come uno studente giovanissimo come voi, decida di fare questo primo passo, il passo di scegliere l'università che più li rappresenti e che più lo possa far crescere non solo a livello personale ma anche professionale e quindi può intraprendere un suo percorso poi lavorativo. Ecco, io mi sono sentito un po' come Andrea, Matilde, Giorgia, qualche anno fa quando decisi anch'io di intraprendere un percorso di studi internazionali, e non solo io ma anche Tommaso, ecco, che siamo qui ormai dall'Università Europea da qualche anno. E niente, qui semplicemente raccontarvi un aneddoto strano su uno dei ragazzi che è comparso nel video, che è Andrea. Ecco, anche se in questo caso Andrea ha studiato un percorso diverso da quello che farete voi, perché lui ha fatto un master in marketing con la nostra business school del Real Madrid, con cui abbiamo una partnership, e adesso lavora tra l'altro come brand manager direttamente nel Real Madrid Football Club. Ecco, con Andrea, stranamente, ci conoscevamo prima che io lavorassi in un'università europea, e ci conoscevamo perché entrambi avevamo insomma la passione per il volontariato internazionale. E quando vedi il video, dici, cavolo, ma è davvero lui? Questo insomma tutto per dirvi che il mondo è davvero piccolo, se verrete a studiare qui in Spagna, come se andrete in qualsiasi altro posto fuori dall'Italia, che vi potrà sembrare lontano, in realtà vi troverete un po' come studiare a casa, in un ambiente internazionale, con tutti i comfort e con tutti gli amici internazionali. Adesso cominciamo insomma con la presentazione, e per chi si fosse appena connesso voglio ricordarvi che alla fine della sessione avremo delle domande. Avete aperto un chat direttamente dentro la stessa piattaforma, comunque prima di entrare avete un chat dove potete scriverci e vi risponderemo alla fine per una questione di comodità, quindi se nel mentre potete compilare il nostro form per lasciarci informazioni, per essere poi per inviarvi praticamente tutti i dettagli su alcuni corsi di laurea cui siete interessati, adelante, come dicono in Spagna. E quindi niente, cominciamo con la presentazione, cominciamo con un po' di dati dell'università. Per chi non la conoscesse, l'Università Europea è un'università privata, è la prima università privata in Spagna.
ha più di 25 anni di esperienza nel settore dell'educazione, oltre ad avere più di 370 programmi diversi, divisi tra lauree, master e cicli formativi professionali. Attualmente abbiamo più di 18.000 studenti, anche se questa diapositiva mette 17.000, e pensate che il 33% dei nostri studenti sono internazionali e proviene infatti dai 5 continenti diversi e da 110 nazioni diverse. L'Italia ricopre un posto importante in questo, diciamo, ranking di studenti internazionali, chiamiamolo così, dato che è il terzo stato con più studenti, abbiamo circa il secondo, scusate, Tommaso mi conferma che è il secondo, abbiamo più di 700 studenti in tutti i nostri campus. Ecco, l'Università Europea, a parte essere la prima università in Spagna, si differenzia dalle altre per la pratica, come dicono in Spagna, cioè la parte del tirocinio, la parte pratica, diciamo così. E questo grazie a un modello accademico che chiamiamo Learning by Doing, che, come dice l'espressione, vogliamo appunto che i nostri studenti imparino facendo, no? E quindi vogliamo che i nostri studenti dedichino parte della loro formazione a toccare, a fare, non solo quello che stanno studiando, se non avere questa esperienza a 360 gradi, insomma. È per questo che abbiamo più di 300 partner, più di 6.000 convegni con imprese. Un altro dato fondamentale è sicuramente l'employability, cioè il tasso di occupazione che gli studenti praticamente hanno una volta che escono dall'Università Europea. Ecco, rispetto a tutte le altre università, l'Università Europea ha un tasso di employability, un tasso di occupazione dell'89%, e tutti gli studenti che escono praticamente nel primo anno, quando finiscono il primo anno, riescono a lavorare e tra l'altro con uno degli stipendi più alti rispetto ad altre università. Inoltre, dato fondamentale che volevo sottolineare è che negli ultimi mesi abbiamo creato un nuovo modello accademico che è flessibile, dinamico, che si chiama HyFlex, che ti permette appunto, come dice il nome, di adattarti al modello di studio che più ti piace. Quindi se preferisci fare delle lezioni face to face piuttosto che delle lezioni online. Altro dato fondamentale, credo importantissimo, sia il prestigio dell'università nel ranking QS, che è praticamente uno dei ranking più importanti del mondo, dove l'Università Europea ricopre una posizione importante, dove abbiamo ricevuto 5 stelle su 5, che è il massimo riconoscimento, e in più le varie accreditation in altre aree, come per esempio il NAB per architettura, per fisioterapia abbiamo il World Confederation for Physical Therapy, o per il business abbiamo ECBCP, insomma, tutte le accreditation più importanti d'Europa e del mondo associate a quelli che sono i nostri programmi e i nostri corsi di laurea. Adesso andiamo a parlare più specificatamente dei nostri campus. Abbiamo ben 6 campus. Due campus più specificatamente nella città di Madrid, dove siamo attualmente presenti io e Tommaso fisicamente. Il nostro campus principale è quello di Via Vicente Odon, che è questo che vedete praticamente nella foto, che si trova circa a 20-23 km dal centro di Madrid, ed è il campus, come vi dicevo, principale, dove c'è anche più scelta di programmi, diciamo così. Poi abbiamo il campus di Alcobendas, il campus di Alcobendas che si trova invece nel nord della città di Madrid, e qui sono presenti, diciamo, le nostre due più importanti business school che abbiamo, con due partner no? Molto grandi, che sono la Real Madrid Graduate School, Università Europea, per quanto riguarda tutta la parte dello sport. E per quanto riguarda la tecnologia e il business, abbiamo fondato una scuola che si chiama appunto Business and Tech School, con uno dei leader più importanti a livello mondiale della tecnologia, che sicuramente conoscerete, che è IBM. E passiamo, diciamo, nelle zone più calde, nelle zone di mare. In primis abbiamo Valencia con campus. E ne abbiamo aperto uno giusto qualche mese fa, no?
E in più il nostro campus è le Canarie, anche qui ne abbiamo due, più precisamente nell'isola di Tenerife, non so se conoscete le Canarie, però è un posto fantastico. E poi per concludere, evidentemente credo che sia importante fare riferimento al nostro campus online, che insomma nella situazione in cui ci siamo trovati e in cui ci troviamo e con questo processo di digitalizzazione che abbiamo avuto in questi ultimi mesi, credo che il nostro campus virtuale per chi voglia studiare in un formato 100% online sia fondamentale in questo momento. E passiamo adesso alle facoltà. E poi Tommaso insomma vi parlerà nel dettaglio, come vi dicevo prima, più specificatamente dei programmi che abbiamo. Io vi faccio un po' una panoramica in generale di chi siamo, dove siamo, perché venire in Spagna, ok? Abbiamo quattro facoltà principali, diciamo abbiamo più che quattro facoltà, abbiamo tre facoltà e una scuola. Abbiamo scienze biomediche, la facoltà di scienze biomediche della salute, che racchiude un po' tutte quelle che sono le materie della salute, di medicina, la medicina, la fisiologia, a odontoiatria, a psicologia, a farmacia. E poi abbiamo la parte dello sport che comprende, praticamente la facoltà dello sport che comprende gestione sportiva e gestione sportiva e attività fisiche sportive. E le comunicazioni, che raggruppa un po' tutto quello che è la parte di business, la parte marketing, la parte di relazioni internazionali, diritto, criminologia. E infine abbiamo poi la nostra scuola di architettura e disegno, che a parte evidentemente avere architettura e disegno, fanno parte tutte le nostre più importanti ingegnerie, tra biomedica, civile, industriale, aerospaziale. Come vi dicevo prima, più dettagliatamente ai programmi, volevo insomma, darvi qualche tips, qualche consiglio su come vivere in Spagna. Diciamo che in questa slide ho racchiuso un po' quelli che secondo me, in base all'esperienza che ho avuto a pelle, sono i consigli che vi posso dare personalmente come venire a studiare in questo paese. Venire a studiare in questo paese è come la Spagna. Innanzitutto credo che il riconoscimento internazionale sia fondamentale. Avere una laurea in un'altra nazione diversa da quella di provenienza che sia riconosciuta non solo in Italia, non solo in Europa, ma in tutto il mondo, e soprattutto che sia l'università europea, che è la prima università privata in Spagna, fornirvi questo riconoscimento internazionale, credo che sia un plus non indifferente, non solo personale, ma anche professionalmente. E un altro punto fondamentale è l'innovazione della tecnologia. L'università europea, non ve l'ho detto prima, è la seconda università di Spagna centrata nella ricerca. E grazie al nuovo modello accademico che abbiamo, grazie ai nuovi laboratori, alle strutture di ultima tecnologia, ci permettono appunto di essere posizionati tra le prime università spagnole con il numero di studenti e tra l'altro dalle poche. E tra l'altro adesso con questa storia del Covid ci siamo più, come dicevo prima, digitalizzati, siamo più tecnologici di prima. L'università ha investito tantissimi soldi per quanto riguarda la sicurezza. Abbiamo un campus 100% tecnologico e 100% sicuro. E noi oggi fortunatamente non siamo nel campus, però siamo presenti tutti i giorni. È partito il nuovo semestre a settembre con i nuovi studenti. L'università sta funzionando perfettamente. Le tecnologie quando l'ufficio di temperatura, quando uno degli studenti presenti nelle classi. Tutta la segnaletica presente per far sì che ci sia una distanza sempre di un metro e mezzo tra gli studenti, insomma tutte le misure tecnologiche di sicurezza adattare per far sì in questo ambiente. Bene, l'abbiamo fatto, ecco.
Un altro importante, credo, vantaggio di studiare in Spagna è sicuramente la lingua. Non solo la lingua spagnola, che come ben saprete è la lingua più parlata del mondo, è anche la lingua straniera più studiata al mondo. Però, a parte lo spagnolo, credo che l'inglese sia un altro importantissimo vantaggio che l'Università Europea vi può offrire insieme allo spagnolo, dato che, come vi dirà Tommaso, avremo tantissimi programmi 100% in inglese, quindi potrete uscire dall'Università Europea come bilingue, hanno inglese e spagnolo perfettamente in questo percorso di studi che farete. E poi credo che sia fondamentale ed evidente la qualità della vita e la ricchezza culturale che offre la Spagna. E credo che sia incredibile il mio paese, però Spagna è davvero paese solo sulla gastronomia, sempre con l'architettura, per gli eventi culturali, insomma, che non ha nulla da invidiare all'Italia, davvero. E poi, insomma, il fatto che ci sia sempre il sole, il fatto che le persone siano sempre in giro, a strada, è davvero... delle tre città più importanti dove abbiamo i nostri campus, e, per darvi un po' di... sull'allodo, su cosa ho lasciato su Madrid, già che ormai ci vivo da più di 4 anni, suppongo che la maggior parte di voi conosca questa meravigliosa città, e vabbè. Però comunque ti dà la possibilità di muoverti tra in tutte le parti della Spagna con una facilità incredibile, visto che c'è una rete di trasporti super efficiente. Infatti, ovunque. E Madrid è una capitale cosmopolita, forse una delle più importanti d'Europa, e siamo tantissimi studenti internazionali provenienti da qualsiasi parte del mondo. Siamo, perché come dicevo prima, anche Tommaso, abbiamo intrapreso questi studi nazionali, e adesso siamo qui, alla fine ci siamo innamorati di questa città che è Madrid, e ci siamo rimasti in realtà. Ha più di 4 milioni di abitanti ed è famosissima, come vi dicevo prima, non solo per la cultura, per gli eventi, ma una delle vedere un tramonto, che questa è raffigurata per esempio la Gran Via, oppure potete vedere il Parco del Ritiro o l'orso che c'è in Plaza Sol. Ecco, questi sono uno delle principali della città, però non sono anche la gastronomica, una parte sportiva, soprattutto per gli appassionati del calcio, con è l'unica città ad avere 5 club di football presenti tutti nella stessa liga. E poi credo che un fattore fondamentale sono una prova di avere comunque un'università, e anche la città in per sé, in sostanza, cioè quando vengono i miei, quando vengono degli amici, vedere che sia una città 100% sicura, cioè in cui ti puoi muovere, in cui vedi davvero che andare in qualsiasi posto è tutto controllato, tutto sicuro, quindi dici, è un vantaggio, e bisogna tenerne in conto quando si fa una scelta del genere. Parliamo un po' dell'alloggio, ecco. Per quanto riguarda l'alloggio,
possibili in Vizzosa che vi dicevo prima, che è il campus principale dove ci sono tutte le nostre facoltà e dove ci sono quasi tutti i nostri programmi che offriamo come università europea. Ecco, sempre quello che mi chiedono gli studenti internazionali in questo caso è: però dove devo vivere? Devo vivere a Madrid? Devo vivere a Villa Viziosa? Devo vivere direttamente nel campus dell'università? Ecco, qui si può aprire un mondo, possiamo avere un dibattito su questo, però alla fine dipende sempre dalla persona, dipende sempre dalla necessità dello studente. Io vi posso dire che io, per esempio, tanto io come Tommaso viviamo a Madrid capitale, quindi per arrivare a Villa Viziosa praticamente ci mettiamo circa 30-40 minuti in bus, e bisogna calcolare anche che, dipendendo da dove vivi, Madrid insomma, ci vuole grossa, cioè vi ho detto prima che ha più di 4 milioni di abitanti, quindi da una parte all'altra una rete di trasporti che funziona benissimo, comunque la città è grande, quindi insomma per attraversare, se vuoi attraversare tutta la città comunque ci metti un po'. E quindi se decidi di magari di vivere a Madrid, quello che ti posso consigliare io è di vivere magari vicino alla stazione degli autobus, in modo tale da prendere l'autobus per la mattina, che davvero ci vogliono, c'è una frequenza di autobus ogni 5 minuti e arrivi in università davvero in 30-40 minuti. Poi nel campus abbiamo un'altra scelta, abbiamo due blocchi, due per quanto riguarda l'alloggio. Quindi, sebbene anche qui la residenza non appartenga direttamente all'Università Europea, si trova dentro del campus e può ospitare più di 500 studenti. E qui puoi decidere di vivere in una camera singola, in una camera doppia. Ecco, il prezzo comprende diciamo una pensione completa, quindi c'è colazione, pranzo, cena, dal lunedì alla domenica, e tutti i servizi disponibili, quindi è un all inclusive, come se stessi praticamente in un hotel, con portineria H24, con wifi, con servizio medico, con lavanderia, insomma. È sicuramente la forma di alloggio più confortevole, diciamo così, però è anche quella, tra virgolette, più cara. E un'altra alternativa è quella poi magari di vivere direttamente nella città di Villa Viziosa, che ha 5 minuti dal campus, quindi puoi venire in bus, puoi venire camminando, insomma, lì puoi scegliere innanzitutto se puoi decidere tu se dividere l'appartamento con altri studenti, se vuoi affittare un monolocale, un appartamento per te, insomma, troverai quello che vuoi, tutte le scelte, tutti i comfort, e sono sicuro che le troverete senza dubbi. E quindi è un po' come vi dicevo prima, in base alle necessità della persona, dello studente. E questo per quanto riguarda Madrid, dove io vivo e dove posso dare molti, molti consigli sul vivere. E le altre due città che cui vi vogliono parlare sono Valencia, che vi dicevo prima, e qui, giusto per capire insomma, dove è posizionata Valencia, sapete che sulla costa, evidentemente sul mare, nella parte sudorientale della Spagna. Anche qui, dal punto di vista culturale e degli eventi, è pazzesca, cioè nel senso, qui entra in gioco evidentemente per gli amanti del mare, che siete una città costiera, quindi clima mite tutto l'anno, e insomma, dimenticatevi il piumino, ecco. queste sono alcune delle attrazioni principali che sicuramente conoscerete. E qui abbiamo per esempio la città della Sartes della Ciencia, abbiamo il castello, insomma le mura spagnole, e ecco alcune attrazioni principali che sono diventate un po', per esempio soprattutto l'oceanografico è diventato un po' il simbolo di quello che è la città di Valencia con l'acquario. Per quanto riguarda l'alloggio, in questo caso, e per quanto riguarda anche il trasporto per arrivare all'università, Valencia è una città grande, ha circa 900.000 abitanti, però allo stesso tempo è una città dove ti muovi con una facilità incredibile, quindi puoi andare all'università, visto che comunque l'università è praticamente appena fuori dal centro, so per chi la conosce vicino allo stadio,
puoi andare davvero in bici o comunque ti puoi spostare insomma con i mezzi pubblici come il bus o la metro, perché Valenza ha anche la metro. E per dormire qui diciamo che vale lo stesso discorso. A differenza di Madrid non abbiamo una residenza direttamente nel campus, sennò che abbiamo delle residenze che, quando parlo di residenza, non mi riferisco a un collegio, ecco. Non abbiamo dei collegi, delle residenze per studenti direttamente nel campus, sennò che ce l'abbiamo vicino al campus. E poi, insomma, io vi consiglio di vivere sempre nel centro della città, perché alla fine è tutto lì. E poi infine parlarvi dell'ultima, diciamo, città dove è presente il nostro campus, che è nell'isola di Tenerife. Anche qui non so se ci siete stati, se avete avuto modo di visitarla. Ecco, Tenerife è un'isola, una delle 8 isole delle isole Canarie che si trova nell'Atlantico. È piccolissima, però allo stesso tempo è una figata pazzesca, perché ha un paesaggio incredibile. Avete il mare e allo stesso tempo avete la montagna, di cui c'è il Teide, che non so se conoscete, la montagna più alta della Spagna, che è una montagna vulcanica, che ha più di 3.700 metri, e quindi potete andare a sciare e allo stesso tempo andare in spiaggia nello stesso giorno. Anche qui, per quanto riguarda l'alloggio e come arrivare al campus, è tutto in centro, è tutto piccolissimo, quindi non avrete nessun tipo di problema, ecco, da questo punto di vista. E detto questo, visto che ho già parlato abbastanza, terminiamo questa prima parte e spero, insomma, vi sia piaciuto, sia stato interessante e non vi abbia annoiato. E ora passo la parola al mio collega Tommaso, che, come vi dicevo prima, vi parlerà più dettagliatamente dei programmi che ha l'Università Europea e come accedere all'università. E poi ci vediamo alla fine per le domande. Ciao Tommaso, vai. Ciao, grazie mille Gianluca, grazie ragazzi per l'attenzione nella prima parte della sessione di oggi. Gianluca ci ha dato un po' di informazioni generali sulla Spagna, sui nostri campus, sul perché, ecco, venire a studiare qui in Spagna. In questa seconda parte ci concentreremo un po' di più in dettaglio sui programmi che offriamo nei nostri campus. Abbiamo ovviamente, Gianluca ci ha già accennato che abbiamo anche un campus online che durante, ecco, questo momento storico particolare a livello globale si sta sviluppando molto. Quindi, ecco, noi offriamo anche corsi 100% online, oltre ai vari programmi, tanto di laurea triennale, che in Spagna c'è da precisare sono di 4 anni, quindi c'è una differenza tra Italia e Spagna. Qui una laurea, che in Spagna viene chiamata grado, dura 4 anni, non 3. Noi abbiamo anche dei master disponibili della durata di approssimativamente 12 mesi, tra i 10 e i 12 mesi, quindi più o meno la situazione si compensa. 4 più 1 in Spagna, 3 più 2 in Italia. Fatta questa premessa, ovviamente noi vi animiamo a prendere, ecco, intraprendere la strada di uno studio internazionale, possibilmente in Spagna. Io e Gianluca siamo stati, come ha già detto nella prima parte, studenti internazionali, partiti un po' all'avventura, abbiamo una storia direi molto simile, partiti all'avventura dai nostri, ecco, paesini. Abbiamo trovato il nostro habitat naturale in Spagna, in particolare a Madrid. Quindi vi invitiamo dopo questa seconda parte a fare qualsiasi tipo di domanda, tanto sui programmi, immagino ce ne siano un bel po', anche sul processo di ammissione che cominceremo tra qualche giorno. Quindi, come anche domande ovviamente su come si vive in Spagna. Consigli anche pre-partenza, qualora aveste già deciso di venire a studiare in Spagna, e noi saremo più che lieti di aiutarvi e di darvi consiglio.
Allora, iniziamo con la prima parte dei programmi, con i programmi internazionali. Eccoci qui, essendo la nostra, abbiamo visto nella prima parte che la nostra è la università, la più, l'università, scusate, a volte lo spagnolo si confonde un po' con l'italiano, è l'università più internazionale di Spagna. Questo vuol dire sia a livello numerico, noi abbiamo, ecco, il 33%, un terzo dei nostri studenti sono studenti che si matricolano con un passaporto non spagnolo. La nazionalità italiana è la seconda nazionalità a livello internazionale più rappresentata nei nostri vari campus e siamo internazionali anche perché offriamo una serie di programmi in inglese. In inglese in realtà abbiamo anche un programma in particolare che fisioterapia che offriamo in francese, laddove aveste un livello C1 di entrata per entrare col C1 di ingresso per iscriversi a fisioterapia francese, altrimenti, come potete vedere in questa lista che stiamo condividendo, abbiamo a disposizione tanti programmi internazionali. Io menziono quelli che hanno un riscontro più importante da parte degli studenti italiani, tra questi sicuramente dentistry, quindi odontoiatria, gli studi di odontoiatria che abbiamo disponibili sia a Madrid che a Valencia in spagnolo, 100% spagnolo, che in inglese, 100% in inglese. Quando parlo di inglese, per tutti i programmi, per tutti i corsi di laurea, è importante specificare che poco a poco, a partire dal secondo anno, ci saranno dei moduli, ci saranno delle assignaturas che saranno in spagnolo. Quindi, come anche abbiamo visto, ecco, Gianluca ci ha spiegato nella prima parte della presentazione, se sceglieste un programma in inglese, alla fine dei 4 anni avrete un livello altissimo, a livello linguistico, altissimo sia in spagnolo che in inglese. Quindi questo è importante specificarlo, perché? Perché a partire dal secondo anno, in linea generale, in linea di massima, ma per i gradi in particolare di salud, i corsi di laurea nell'area di salute, lì le ore pratiche cominceranno già al primo anno. E siccome le pratiche sono con dei pazienti reali, noi abbiamo delle cliniche dentistiche private, convenzionate con l'Università Europea, dove ci sono dei pazienti reali, quindi in quel caso ci sarà bisogno di comunicare, di conversare con i pazienti e sarà necessario un livello minimo di spagnolo a partire dal secondo anno. Quindi menzionavo dentistry in inglese e in spagnolo nei nostri campus di Valencia e di Madrid. Il livello richiesto è un livello B2 per entrare in entrambi i corsi di laurea. Vi spiegherò tra qualche minuto le varie fasi del processo di ammissione, quindi ecco, in questa parte vedremo semplicemente quella che è l'offerta accademica. Abbiamo un altro grado, un altro corso di laurea che è quello di psicologia in inglese, che sempre ha un riscontro più che positivo sul mercato italiano, 100% in inglese, disponibile in questo caso soltanto nel campus di Madrid. Menzionavo anche fisioterapia in francese, ovviamente fisioterapia è disponibile anche in spagnolo, non è disponibile, perlomeno non ancora, in inglese. È disponibile però, qualora foste interessati, è disponibile un foundation year a Madrid, in inglese, 100% in inglese. Il foundation year è semplicemente un anno di formazione, per così dire, nel senso che otterrete dei crediti, il corso è totalmente in inglese, otterrete dei crediti che saranno poi convalidati per psicologia inglese, odontoiatria inglese o spagnolo e fisioterapia francese o spagnolo. Quindi dopo questo scusate, dopo questo primo anno di formazione in Madrid otterrete questi crediti che poi saranno convalidati, non sarà più necessario, ecco, rifare questi esami. Specificamente, come dicevo, per psicologia, odontoiatria e fisioterapia.
Entriamo un po' più nell'ambito della comunicazione, della facoltà di comunicazione. In questo caso l'offerta è vasta. Abbiamo riassunto qui in questa tabella i corsi di laurea più richiesti. Abbiamo International Relations disponibile in inglese sia a Madrid che a Valencia. Abbiamo International Business disponibile soltanto a Madrid in inglese. E abbiamo Business Administration in inglese disponibile a Valencia. Continuiamo con architettura, disponibile anche in questo caso, qualora ci fossero studenti interessati nel mondo dell'architettura, disponibile in inglese e in spagnolo, chiaramente. Tutti i corsi che vedete qui nella lista sono chiaramente disponibili anche in spagnolo. Arriviamo poi a turismo, disponibile in inglese a Valencia e arriviamo a traduzione. Ancora una volta disponibile in inglese soltanto nel campus di Valencia. Abbiamo già visto un po' le varie caratteristiche della città, quindi ecco, vi invito nuovamente a fare domande. Dopo, ecco, nella chat, dopo la presentazione, continuiamo con Madrid nello specifico. Andiamo a vedere un pochettino quelli che sono le aree di studio più interessanti, quelle più richieste. Abbiamo già Scusatemi, menzionato. Sì. Sì, parlo dalla già. regia. Purtroppo il tempo sta terminando e vi chiederei magari di Ok. avviarsi verso i saluti. Un attimo, magari Giorgia, se va bene, almeno con il processo di ammissione, visto che abbiamo cominciato un po' più tardi, magari alle 35, Sì, è che possiamo avere un quarto d'ora, 20 minuti, se ti Qualche piace. minuto ve lo posso dare, purtroppo non di più, mi dispiace. Va bene. E quindi, Grazie. Gianluca, magari ecco, visto che questo era un po' un riassunto del tutto, passiamo al processo di ammissione. Il processo di ammissione inizierà tra qualche giorno, inizierà sembra settimana prossima, non abbiamo ancora confermato, ma l'informazione è questa, ecco, stiamo semplicemente aspettando l'ufficialità per iniziare il processo di ammissione. È molto semplice. Noi abbiamo nella nostra pagina web l'application form che voi potete tranquillamente riempire, ecco, potete compilare con i vostri dati, il programma di interesse, dati di contatto affinché possiamo contattarvi e inviarvi poi cosa? I documenti di cui avete bisogno. Menzionavo prima dei livelli di lingua. Come si fanno i livelli? Come certifichiamo il livello di lingua? Noi non accettiamo purtroppo certificati come ad esempio il TOEFL, quindi per inglese. Quindi gli studenti tutti dovranno fare un test linguistico in inglese e in spagnolo. Ci sono dei livelli di ingresso per quanto riguarda i programmi di inglese, in linea di massima è un B2. E lo stesso vale poi anche per i programmi di spagnolo. Quindi voi avrete la possibilità di fare questi due test linguistici online, comodamente da casa. Non ci sarà bisogno durante il processo di ammissione di andare a Madrid, a Valencia o nelle Isole Canarie. Sarà anche inviata quello che chiamiamo la lettera di motivazione, l'intervista di motivazione. È semplicemente un piccolo form di quattro domande in cui vi chiediamo il perché. Abbiate scelto l'Università Europea, il perché abbiate scelto Madrid, Valencia, Canarias, il perché abbiate scelto quel programma. Quindi è più che altro qualcosa di meramente personale, nulla di preoccupante se posso tranquillizzarvi, ecco. E infine, una volta compilato il form, una volta fatti i test linguistici, ci sarà il test competenze ed abilità. È un test della durata di 30 minuti. Competenze e abilità vuol dire un test misto, ci sono sia delle domande, scusate, strettamente legate al programma che voi avete scelto, ovviamente delle domande generali, non avrete ancora le nozioni per conoscere, ad esempio, i temi più importanti di odontoiatria. Sarà un test generale con delle domande generali e delle domande un po' più specifiche relazionate al vostro percorso di studi. Una volta finito questo test, semplicissimo, vi invieremo, il vostro tutor personale del team di ammissione vi invierà
il link per reservare la plaza. Cosa vuol dire? Per prenotare il posto a settembre 2021. Una volta prenotato il posto, avrete un posto. Ecco, avete un posto fisico, se volete, e come Gianluca ci spiegava nella prima parte, con il nuovo modello accademico potrete scegliere tra una formazione online da casa o nelle nostre aule. Dalla seconda metà di maggio vi invieremo due documenti, che sono dei documenti che saranno necessari per formalizzare la matricola, l'immatricolazione, documenti in cui vi chiederemo i dati bancari perché potrete, noi direttamente preleviamo ogni mese l'importo dovuto in base alle varie scholarship, ai vari importi che dovrete pagare, in base anche al costo di un grado. E l'ultimo passo per voi, dopo la maturità, dopo aver ottenuto il diploma di maturità, sarà l'omologazione del titolo. Del titolo, dove posso fare l'omologazione? A partire da questa settimana accettiamo omologazioni fatte sul sito del Ministero dell'Educazione spagnola, quindi potete fare tutto online, altrimenti avrete bisogno di andare al consolato spagnolo più vicino al vostro paese, alla vostra città. In quel caso vi rilasceranno un documento provvisorio che manderete via mail al nostro team di ammissione che lo passerà al nostro team di legal. Ecco qui, una volta finalizzato il processo di ammissione, siete dentro e potrete, ecco, prendere parte alle nostre lezioni. Quindi ecco, siamo arrivati alla fine della presentazione. Mi auguro che abbiamo risposto alle domande, vi lasciamo ai dubbi, un pochettino sembra che non avremo moltissimo tempo a disposizione, non so se abbiamo ecco tempo per qualche domanda da parte degli studenti, qualche dubbio da parte degli studenti. Niente, ci dicono dalla regia che dobbiamo chiudere. Ci Benissimo. spiace, insomma, non potervi insomma, rispondere a tutte le domande che state facendo, che insomma, avete fatto. E ci dicono anche che avremo un'altra sessione, ci lasceranno fare un'altra sessione domani o venerdì che vi comunicheremo. Quindi, nel caso in cui alcuni di voi non insomma. Avessi delle domande, ci potete contattare, ci potete compilare il nostro form o fare un one-to-one. Quindi mi spiace per non rispondere alle domande, vi salutiamo perché dobbiamo chiudere velocemente. Un abbraccio a tutti virtuale e spero sia stato interessante. Ecco. Quindi vi salutiamo Ciao e ragazzi. ciao ragazzi.